Buongiorno e bentrovati a tutti quanti da Simply Beats, nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Questa volta abbiamo scelto un tema particolare, a noi caro, un tema che comunque sta guadagnando spazio nello scenario economico in generale, il tema dell'educazione finanziaria. E per parlare di questo tema così interessante abbiamo deciso di invitare con noi in trasmissione Maurizio Nicosia, che è area manager di Banca Widiba. Maurizio, intanto buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato. E Banca Widiba sta per avviare un progetto estremamente ampio e articolato di educazione finanziaria che riguarda la Regione Sicilia. E ti abbiamo invitato per darti modo di raccontarci quelli che sono i dettagli di questo interessantissimo progetto. Quindi appunto ti lascio la parola così puoi spiegare un po' ai nostri spettatori che cosa andrete a fare esattamente. Allora, ti ringrazio Paolo per questa possibilità che mi dai di poter raccontare di questo bellissimo progetto che poi è una passione che io ho sempre avuto, cioè quella di raccontare e di divulgare l'educazione finanziaria. L'idea parte dal presupposto che in generale in Italia c'è una scarsa conoscenza finanziaria. Sono state fatte diverse ricerche che hanno dimostrato che c'è poca attenzione, perché non è che manca l'intelligenza ovviamente, ma c'è poca attenzione perché spesso e volentieri si pensa che siano dei temi che non hanno a che fare col nostro quotidiano, no? Che non hanno a che fare con la nostra vita. E questo quindi comporta che si è poco informati e se si è poco informati non si è liberi di fare delle scelte corrette per poter pianificare al meglio la propria vita, che è composta da una serie di obiettivi che bisogna raggiungere gestendo al meglio le proprie risorse. Quindi, partendo da questo presupposto e sfruttando la presenza all'interno della nostra struttura di Maria Luisa Visione, che è autrice di un libro che si chiama La felicità economica, che racconta come il benessere si raggiunge grazie alla serenità di avere pianificato bene tutta la propria vita da un punto di vista finanziario, avere pianificato i propri sogni. Questo unito a quello che si è verificato durante questo periodo particolare della pandemia, abbiamo visto che spesso e volentieri le famiglie si sono trovate in grande difficoltà nella gestione del quotidiano proprio perché non avevano programmato, al meglio, il loro bilancio familiare, i loro obiettivi. Abbiamo deciso di, dedicarci a divulgare, quindi a cercare di, aiutare le famiglie a gestire al meglio la loro storia finanziaria. E per fare questo abbiamo creato un gruppo di consulenti, li abbiamo formati. Partiamo dal presupposto che noi siamo sempre stati molto sensibili a questi temi, perché infatti siamo dei consulenti certificati a norma UNISO, siamo dei consulenti economico-patrimoniali certificati. Però è chiaro che da questo passaggio a andare a fare un'opera di pura divulgazione c'è da ragionarci e da voler essere molto altruisti e molto protesi verso gli altri. I ragazzi hanno aderito, 15 persone hanno aderito con grande entusiasmo e durante questo periodo di lockdown abbiamo approfittato per stare molto in aula e per formarci professionalmente sui temi che riguardano la nostra vita finanziaria, diciamo che sono poi temi che partono dal bilancio familiare, partono dal problema della protezione del patrimonio e dalla gestione al meglio del proprio futuro previdenziale, nonché alla realizzazione dei propri sogni o dei propri obiettivi di vita. Ecco, abbiamo fatto questo percorso e adesso siamo pronti per poter andare direttamente sul territorio. Tra parentesi, ovviamente la Sicilia, parlando di conoscenze e di educazione finanziaria tra le varie regioni, è risultata quella con la più bassa conoscenza, una delle più basse conoscenze, proprio perché manca l'interesse, perché tutto è stato facile nella gestione dei patrimoni e dei risparmi in epoche diverse, in epoche in cui i titoli di Stato davano dei ritorni economici importanti. E oggi invece c'è bisogno di capire e di poter essere, diciamo, guidati in questo percorso e adesso siamo pronti per poter iniziare. Inizierete a settembre, giusto? Sì, iniziamo a settembre e diciamo che abbiamo pensato di, è chiaro che naturalmente
preferiremmo poter essere direttamente presenti nelle aule con i cittadini o comunque le famiglie, perché è chiaro che si ha un'altra sensibilità nella gestione e nella divulgazione nel momento in cui questo si può fare di presenza, però considerato che se questo è possibile lo faremo a settembre, altrimenti inizieremo online. Proveremo a fare questi percorsi e il primo punto da cui vogliamo partire è diciamo partecipare al mese dell'educazione finanziaria patrocinato dal MEF, e chiaramente il MEF quest'anno ha individuato due grandi macro argomenti che sono dei temi forti per l'educazione finanziaria. Uno che è la gestione delle risorse in un momento come quello del Covid, in cui magari ci sono dei problemi anche nelle entrate delle famiglie stesse, e quindi parliamo di bilancio familiare. Noi ci rendiamo conto che mediamente le famiglie non trattano le proprie entrate e le proprie uscite come un'azienda, cioè proprio come un bilancio familiare a tutti gli effetti, quindi non si fanno i conti, non fanno i budget, non programmano le riserve. Ecco, tutto questo che sembra una cosa avulsa dal nostro contesto e dal nostro mondo, poi alla fine la base per raggiungere la serenità e la serenità nella gestione del tutto quello che è la vita quotidiana, no? Allora partiremo da faremo un intervento all'interno del mese del MEF che si rivolgerà proprio a questo aspetto, e l'altra parte, che è un'altra parte che magari sembra inflazionata ma in realtà è una parte poco conosciuta, perché ancora l'impatto che le variazioni nel mondo previdenziale hanno avuto sul nostro futuro, perché quando noi andremo in pensione probabilmente non ci potremo permettere lo stesso tenore di vita che abbiamo oggi, visto e considerato che le riforme hanno ridotto notevolmente le nostre pensioni. Quindi per ragionare e aiutare le persone a capire come fare a calcolare non soltanto il montante contributivo, quindi non soltanto diciamo a calcolare la loro pensione, ma anche a capire come mantenere inalterato il tenore di vita, che è un problema che si verificherà in futuro, e l'altro, il secondo argomento che affronteremo durante questo percorso, diciamo all'interno del mese del MEF. D'altra parte il MEF ha dedicato proprio l'ultima settimana di ottobre al tema previdenziale. E poi alla fine dell'anno, novembre e dicembre, iniziamo proprio a costruire un percorso di educazione finanziaria che cerca di ragionare sul ciclo di vita delle famiglie, quindi partendo da quando si nasce fino a quando poi diciamo si lasciano grandi beni e fortune, se si ha questa possibilità, ai propri eredi. Cercheremo di accompagnare le persone anche in modo abbastanza ludico a gestire proprio la loro vita finanziaria. Senti, un progetto estremamente articolato, come dicevamo all'inizio, e all'interno di questo progetto uno spazio importante è riservato alla donna. Quello della donna è un tema per noi estremamente caro. Noi negli ultimi mesi abbiamo fatto una serie di approfondimenti che riguardano appunto specificamente le donne nell'intermediazione del credito, nel settore della mediazione creditizia. Però diciamo che il ruolo della donna sta crescendo nell'ambito economico e finanziario quasi in modo esponenziale. Ecco, voi perché avete deciso di dare particolare risalto a questo tema della donna, appunto al modo in cui la donna può essere e sta diventando sempre più protagonista della gestione delle risorse, non solo a livello lavorativo, non solo a livello professionale, ma anche appunto a livello familiare? Brutalmente mi viene di risponderti per un puro interesse commerciale. Vorrei spiegarmi meglio. Allora, è indubbio che la capacità gestionale da parte del gentil sesso è sicuramente superiore rispetto a quella maschile. Io potrei raccontarti diversi aneddoti nella mia storia professionale in cui marito e moglie presenti, la moglie si rendeva conto che il fatto che il marito avesse gestito i risparmi era un disastro, e quindi dopo 10 minuti di discussione, parola tolta al marito e basta, da questo momento ci penso io. D'altra parte la nostra cultura, e anche quella siciliana in particolare, dimostra che le famiglie erano gestite da queste mamme silenziose, da queste nonne silenziose, che quando il marito andava a lavorare, tornava a casa con le entrate, le distribuivano nel modo migliore per fare in modo che il bilancio familiare quadrava. Quindi c'è proprio questo istinto, perché poi alla fine noi stiamo ragionando, diciamo che il mondo della gestione del risparmio è cambiato,
la speculazione non esiste, esiste soltanto la tutela del patrimonio, e chi meglio delle donne è mentalmente portata a tutelare, conservare, a preservare la famiglia e il patrimonio della famiglia. D'altro quindi diciamo, canto, ecco perché. D'altro canto l'economia stessa nasce, diciamo, come scienza, tra virgolette, legata appunto alla gestione di quel piccolo, delle piccole necessità quotidiane che servivano appunto a mandare avanti i nuclei familiari. Poi dopo chiaramente si è allargata con gli scambi, il commercio. Certo, è la bravura della gestione delle risorse scarse, la bravura nella gestione delle risorse scarse, perché poi anche parlando del tema educazione finanziaria è importantissimo per chi ha poche risorse, le deve distribuire molto bene per cercare di vivere al meglio. Allora, detto questo, e tornando al discorso della donna, ci siamo accorti che poi è veramente incredibile il fatto che in un settore come quello nostro non ci siano tantissime consulenti da una parte. Dall'altra parte crediamo che sia importante che questo messaggio di educazione finanziaria venga rivolto specificatamente e in modo particolare a chi poi è nelle condizioni di recepirlo meglio perché mentalmente più portato, e quindi alle donne. Si chiama, noi come banca stiamo facendo un progetto che si rivolge alle donne, che si chiama Wow, e che sta gestendo la nostra area manager toscana, che è Marina Magni, che è molto interessante e che punta su questo. Ma punta su questo, come ti dicevo, perché è quasi naturale che ci siano più consulenti donne che possano guidare meglio nella gestione delle risorse familiari gli individui che poi alla fine devono fare quadrare i conti, o comunque devono cercare di raggiungere i propri sogni, i propri obiettivi di vita con quelle poche risorse scarse che hanno. Quindi diciamo che è incredibile che la nostra società non abbia visto in prospettiva questa grande potenzialità che c'è, quindi ci dobbiamo investire tanto, ma ci dobbiamo investire perché ne abbiamo una convenienza, non perché togliamo l'idea che siccome dobbiamo fare le quote rosa, non è un problema di quote rosa, è un problema proprio di capacità e di diciamo di indole che ci permette di dire che probabilmente le donne hanno molto, molto, molto più forza nel poter gestire al meglio le risorse delle famiglie. Forse, e quindi guidarle. C'è stato forse uno scollegamento, come dire, tra quella che è poi la teoria e la prassi economica, e che ha portato appunto a distanziare l'economia, intesa come gestione di risorse scarse, appunto dalla donna, che invece era inizialmente la figura centrale che svolgeva questa attività. E ora si tratta un po' di ricalibrarsi, quindi riavvicinare un po' appunto l'economia alle donne, come sottolineavi tu, in modo, come dire, per tornare a una situazione che è più, tra virgolette, naturale, più appunto collegata a quella che era originariamente la funzione della donna stessa. Sì, ti dirò di più, che siccome diciamo che in termini di finanza o di gestione dei risparmi, diciamo che per un lungo tempo si è avuta idea che questa riguardasse soltanto degli aspetti speculativi, allora ecco che sì, l'uomo rischia di più in generale, è più speculatore, ha più adrenalina nel fare determinati tipi di azioni proprio che comportano dei grandi rischi. Però diciamo che il mondo è cambiato, il mondo non è più quello di prima, noi siamo la prima generazione che pensiamo che i nostri figli abbiano meno risorse di noi, non ci sono più certezze, bisogna avere anche delle conoscenze per cercare di proteggere quello che si è costruito, quello che la generazione precedente alla nostra nel dopoguerra ha costruito di importante, soprattutto per noi italiani grandi risparmiatori, ed ecco che anche questo cambiamento rispetto al modo in cui gestire i risparmi orienta il mercato verso la donna, che probabilmente, sicuramente ha una capacità diciamo innata, naturale, di protezione e di tutela. Bene, quindi spazio alle donne, quello che anche noi di Simply Bits, insomma, ci auguriamo all'interno del settore specifico della mediazione creditizia, ma in generale appunto in tutto quanto il settore economico e finanziario. Maurizio, e allora ti ringraziamo per essere stato nostro ospite oggi, e ti salutiamo, ti diamo appuntamento a una prossima puntata per ulteriori approfondimenti su questo tema, che è un tema appunto a noi molto caro.
Salutiamo tutti quanti i nostri spettatori e diamo loro appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Grazie, grazie di avermi invitato e ben lieto di parlare di questi temi anche in futuro. Buona giornata a tutti. Buona giornata Maurizio, un saluto a tutti quanti.